Volo intercontinentale su Singapore per arrivare a Wakatobi, che è la meta di questa serata, e il titolo della serata era Wakatobi Underwater Nirvana, e citavamo una frase che disse Cousteau proprio legata a Wakatobi, e l'aveva definita così, per cui diciamo che aveva per me molte aspettative come meta e non sono state deluse. Quindi intercontinentale su Singapore, poi da Singapore si prende un volo per Java, per Bali, e poi da Bali c'è il volo su Wakatobi, quindi sono tre voli per arrivare alla destinazione. Ecco, quello è per farvi vedere dov'è l'arcipelago dove sta Wakatobi, è proprio nel sud-est dell'isola di Sulawesi, e la vedete qua in questa piccola cartina. Queste sono qualche foto fatte a Bali che, come vi dicevo prima, volendo si può abbinare al soggiorno a Wakatobi, anche qualche giorno a Bali, diciamo di turismo, anche volendo fuori dall'acqua. Noi ci siamo fermati proprio il minimo indispensabile, perché Bali l'abbiamo trovata molto molto turistica, con molta gente, insomma, per i nostri gusti probabilmente sarebbe stata bella un po' di anni fa, rimane un posto bellissimo ma molto molto turistico. Comunque questa è la vista dall'albergo dove abbiamo pernottato prima di partire per Wakatobi, quindi qui siamo a Bali. Questa è una scimmia che era venuta sulla nostra veranda della nostra stanza lì a Bali. Questo è l'albergo dove stavamo, sul mare. E qua siamo già sul volo, diciamo, diretto da Bali a Wakatobi, che è un volo privato organizzato dal resort. Quindi di fatto si va all'aeroporto di Bali e il resort vi prende in carico in quel momento lì e vi porta nella zona di Wakatobi, dove proprio anche l'aeroporto, la pista, eccetera, sono tutte di proprietà del resort, per cui si va solo in quanto ospiti del resort di Wakatobi. Questo è volando sopra Bali, i soliti vulcani di cui l'Indonesia è pienissima. E qua stiamo lasciando la costa di Bali, sono foto fatte dal finestrino dell'aereo, quindi questo qui chiaramente è una distorsione della lente del finestrino dell'aereo. E qua iniziamo a avvicinarci a Wakatobi e si comincia a vedere una barriera corallina decisamente interessante, che vedete. Ecco, questo è l'aereo che vi porta da Bali fino a Wakatobi. Come vedete è un bielica anche abbastanza grande. Questo è l'aeroporto privato del resort di Wakatobi. Poi con questa barca, che è anche la stessa imbarcazione che poi si usa per andare a fare le immersioni, si va dall'aeroporto fino all'isola di Wakatobi, perché l'aeroporto è su un'isola un pochino più grande, vicina all'isoletta dove sorge il resort. Ecco, questa è la prua della barca con cui noi ci stavamo avvicinando per la prima volta a Wakatobi. Vedete il reef che ci accoglie. Questo è lo sbarco sul pontile dell'isola, del resort. Questo è praticamente la fine del pontile con questi tavoli, e qua vedete l'House Reef, dove si fanno già qui delle immersioni molto molto belle. Ecco, questa è una panoramica fatta dal pontile sull'isola di Wakatobi, quindi qua vedete i bungalow e vedete diciamo, l'edificio centrale proprio alla fine del pontile, e vedete la ricchezza e la bellezza del corallo. Questa è una foto fatta chiaramente dall'altro lato del pontile, che guarda verso l'oceano. Questo è come si presenta il resort al suo interno, quindi camminando tra i bungalow vedete la vegetazione molto rigogliosa, ci sono queste piante molto molto esotiche, insomma già l'atmosfera è molto molto piacevole. E ovviamente anche gli incontri fuori dall'acqua, diciamo terrestri, possono essere interessanti. Questo è un varano che io ho incontrato due o tre volte durante la mia permanenza, proprio che scorrazzava libero tra quelle mangrovie che vedevate prima, tra le radici delle mangrovie, ed è grosso, sarà quasi un metro di animale, quindi di tutto rispetto. Questo è il bungalow dove eravamo noi, quindi qua avete anche una, diciamo, una prospettiva dal bungalow, e questa è la vista dalla veranda del bungalow con davanti appunto questo
giardino di corallo di cui poi vi parlerò, e la piccola spiaggetta proprio di fronte al bungalow. E qua, ecco, ci avviciniamo fino al tramonto, proprio qualche foto esterna, perché chiaramente i tramonti sono un vero spettacolo. Qua vi ho messo giusto qualche foto per darvi un'idea, però chiaramente siamo molto vicini all'equatore, i colori, viene buio presto in un secondo, però insomma i colori sono veramente uno spettacolo. Ecco, di notte è sconsigliabile salire sul pontile, perché il pontile viene praticamente invaso dai serpenti marini, che, come vi raccontavo l'altra volta, sono animali molto timidi e non certo aggressivi, però comunque sono molto molto velenosi, per cui diciamo la sera, vedete qua addirittura su quelle sedie che ci sono alla fine del pontile da cui facevo le foto prima, vedete che addirittura i serpenti si arrampicano sulle sedie, quindi noi le prime sere volevamo andare là e poi abbiamo visto che c'era questa situazione, abbiamo preferito durante la sera, quando viene spenta la luce e il bar viene chiuso, evitare di andarci. Ecco, vi parlavo di quel giardino di corallo perché vedete qui stiamo guardando in queste pozze di marea che si creano con la bassa marea proprio di fronte al bungalow dove noi eravamo, e solamente da qui, queste sono foto fatte da fuori dall'acqua, per cui vi assicuro che anche solo camminare in quelle pozze di marea e guardare dentro è già una scoperta dopo l'altra. Vedete questo conus, mollusco, una conchiglia con la sua proboscide con cui spara questi dardi per predare i pesci. Queste sono foto fatte fuori dall'acqua, proprio ne ho messe giuste due o tre per farvi capire la ricchezza di quel fondale anche solo guardandolo da fuori, sempre fatta fuori dall'acqua. E guardate qui, addirittura avete un granchio, una specie di granchio sulla destra e due tipi di gamberetto diverso, tutto vicino a questa anemone e viste da fuori. E poi, incredibile, anche questa è una foto scattata fuori dall'acqua, questa e questa. Vedete, questo è il famoso polpo dagli anelli blu di cui vi avevo parlato già nelle altre serate, e siamo riusciti addirittura a vederlo guardandolo e fotografandolo da fuori dall'acqua. Vedete che si intravede che qua c'è la superficie dell'acqua in questo punto qui, e che tradisce il fatto che la foto è stata fatta da fuori. Ok, questi sono i punti di immersione, quindi ecco, questa è l'isola dove c'è l'aeroporto, per intenderci. Questa è l'isola dove c'è il resort, che è proprio qui su questa estrema punta qui. E quelli che vedete sono tutti i vari punti di immersione che si possono fare partendo come base da Wakatobi. Questa è una tipica giornata dove le tre barche che venivano utilizzate, l'organizzazione è veramente perfetta. E quindi dalla mattina già si sanno i tipi di immersione, i luoghi che si andranno a visitare, e addirittura vedete, per gli amanti della fotografia subacquea, questa colonna che dice best for, e poi si vede o una W o una M, perché vi dicono che il sito di immersione è interessante, più interessante per wide, quindi foto grandangolari, oppure M per macro, quindi addirittura vi dicono che tipo di cose si possono incontrare orientativamente nei fondali delle isole. Questo è un ragazzo che lavora lì sull'isola ed è stata la mia guida subacquea, è diventato anche un amico perché comunque ho passato praticamente un mese immergendomi con lui. È un bravissimo fotografo subacqueo, oltre che una bravissima guida. È un ragazzo italiano che si chiama Marco come me e che vive a Wakatobi, è ancora lì. Ed è veramente, tra l'altro, io iniziavo i miei primi passi a utilizzare una reflex, quindi è stato anche, diciamo, molto prezioso come aiuto per migliorare da quel punto di vista lì. Questa è la mia macchina fotografica che usavo, diciamo, in questo viaggio per la prima volta, e come vedete adesso qua purtroppo non avete niente vicino, quindi è anche difficile capirne le dimensioni, però considerate che lì dentro c'è una reflex full frame. Quindi inizia a essere un'apparecchiatura che così potrebbe pesare fuori dall'acqua intorno ai 15 kg, per cui è una macchina, diciamo, di un livello molto superiore a quella usata fino ai viaggi che avete visto fino adesso, per cui se le foto non vi soddisfano non posso più dare la colpa alla macchina fotografica, ma è solamente colpa mia. Allora, è vero che l'Indonesia è famosa principalmente per, diciamo, i soggetti macro, quindi le cose piccoline, eccetera, però invece l'accento
delle immersioni a Wakatobi è indubbiamente sulla ricchezza dei coralli e in generale della vita bentonica di questi fondali. Per cui adesso vedrete una carrellata di foto fatte con un obiettivo grandangolare, anche piuttosto spinto, quindi sono soggetti enormi. Questo corallo è un corallo che si stima abbia circa 500 anni di vita per avere una crescita così, e praticamente qua ne vedete solamente un piccolo particolare, nonostante sia qualche metro, ed è ricopriva praticamente tutto il sito di immersione. Questo è sempre lo stesso corallo visto da un altro, da un'altra prospettiva. E poi ecco, ci sono queste spugne rosse o rosa gigantesche, queste spugne a tubo meravigliose, e qua non avete un termine di paragone, però ecco, qua iniziate a rendervi conto di cosa stiamo parlando. Sono spettacolari, praticamente ci si potrebbe infilare dentro da quanto sono grandi. E poi guardate i colori, ecco qua, questa qui forse è la più grande che ho visto, vi assicuro che sopra sono bucate, quindi volendo uno si può infilare dentro e sparire dentro la spugna, ovviamente non si fa perché si rischia di danneggiarla, però per darvi un'idea delle dimensioni. E qua iniziamo con, appunto, oltre quella spugna rosa, ma diciamo tra spugne, gorgonie e cose attaccate al fondo c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Io qua, come vi dico, vi ho fatto una carrellata, guardate spugne rosse, spugne gialle, anche questo è un altro tipo di spugna. Insomma, la cosa che mi ha entusiasmato di più in assoluto di questo posto è stata proprio questa varietà, questa ricchezza dei fondali, delle gorgonie, del corallo. Qua vedete queste composizioni, poi se vedete le dimensioni dei pesci vi rendete conto che tutto questo panorama sono vari metri, perché questo è fatto con un obiettivo a 17 mm, quindi vi assicuro che è una roba gigantesca. Sono tutti rami molto molto grandi. E qua avete un subacqueo che un pochino rende l'idea delle dimensioni. O questa cernia sotto a questo ramo di gorgonia. Ecco, io le sto facendo passare rapidamente perché, come vi dico, ho parecchie foto. Ecco, anche gli alcionari sono meravigliosi. Ci sono dei rami giganteschi, colori pazzeschi. E anche qui ve ne ho messi un pochino, dal rosa al rosso all'arancione. E vedete poi frammisti a altre specie. Insomma, veramente c'è da perdere la testa. Queste sono tutte alcionarie, vedete che meraviglia. Coralli frusta, anche questi danno abbastanza spettacolo, vedete qua addirittura si vede anche la trasparenza dell'acqua, se capiterà anche in altre foto, vedete che dietro il subacqueo si vede anche la barca ormeggiata in superficie. Stelle marine, già abbastanza particolari, la vedete. E crinoidi, anche prima ne avete visto, questo qui era giallo, era una cosa incredibile. Anche qui vedete un crinoide, qua si vede proprio il pinnacolo da dove dove cominciava l'immersione, e vedete i subacquei sulla destra e la barca ormeggiata sopra. E poi ecco, ci sono queste ascidie, che anche queste, ci sono questi rami completamente ricoperti da queste ascidie di mille colori diversi, tunicati o ascidie che dir si voglia, che vedete questi colori azzurri, bianchi, vedete lo spettacolo che è. E qua siamo passati dall'obiettivo grandangolare, questa è la foto fatta con un obiettivo grandangolare, questo è un ramo enorme, e qui cominciamo a vedere invece fotografie fatte con una lente macro. Quindi i particolari, e vedete qua, addirittura qua vedete ascidie di vari tipi, e c'è un'ofiura, tipo una stella marina, quei rametti che si vedono, queste specie di tentacoli che si vedono, sono di una stella marina che è avvolta, di questa ofiura che è avvolta intorno a questo ramo. E vedete, è uno spettacolo. Non avete praticamente ancora visto un pesce, però a livello di colori è qui da vedere, insomma, una vera meraviglia. E anche questa è una foto di macro veramente spinta. Questo alberello sarà massimo, non so, un paio di centimetri di altezza, per dirvi, e aveva proprio la somiglianza incredibile con un albero di Natale illuminato, quindi questa è stata una foto che ho faticato a fare. Ho dovuto usare anche una lente per ingrandire ulteriormente la fotografia, una lente esterna che moltiplica ulteriormente
l'ingrandimento, però il risultato è stato questo. E qua vedete sempre particolari di coralli molli, sembrano, vedete, prati fioriti, e guardate che spettacolo questi rami, con i, si vedono i polipi del corallo che lavorano nella corrente, vedete. Qua cominciamo con un po' di pesci, vedete questo che si nasconde in questa spugna, e questo è un antias, guardate che colori psichedelici. Questo è un pesce angelo imperatore ed è un particolare proprio del muso, era molto grande, quindi sono riuscito ad avvicinarmi molto, addirittura riuscite a vedere i dentini e addirittura si vede un parassita che ha lì vicino all'occhio attaccato. Pesci scatola, guardate i colori, la differenza, questa cernia arancione curiosissima. E ecco, questa è una carrellata di pesci, diciamo, che si incontrano proprio sul fondale. Pesce pappagallo, questa è fatta di notte e vedete che sta emettendo dalla bocca quel muco di cui si ricopre per evitare di essere fiutato dai predatori, e quindi e questa è proprio una fase tipica del pesce pappagallo di notte. Qui vedete questa coppia di gobi che si voleva fare molto fotografare. Pesce cardinale, guardate che colori. Questi li avete forse già visti anche in altre immagini, in altri viaggi. Questa è una specie giovanile di un carangide. In altre foto di altri viaggi vi ho fatto vedere quelle che avevano quelle specie di lunghi capelli. Questo invece assume questa colorazione con queste righe gialle che poi perde completamente, diventando grande, diventa praticamente quasi argento scuro nero, diventa molto grande. E questa è la sua forma giovanile che non avevo mai visto, che ho fotografato per la prima volta. Guardate questa murena che mi si mette proprio di fronte e si vede appunto quel dente che ha in mezzo alla bocca. E qua siamo ai pesci foglia scorpione, l'altra volta ne avete visti di mille tipi, qua chiaramente cerco magari delle inquadrature un pochino più particolari, quindi qua l'avete visto prima di lato, qua lo vedete di fronte, nascosto sul corallo. Qui c'è un grossissimo frogfish rosso, e non so se lo vedete, è esattamente di profilo, qui si può notare l'occhio, per chi non è abituato a vederlo, e qua si vede la bocca. Ed è praticamente di profilo, vedete questa è una delle pinne che lui ha adattato come fosse una zampa su cui si appoggia sul fondo, e questa è la pinna caudale, e praticamente è quasi impossibile da distinguere rispetto al corallo rosso, a quella spugna rossa che ricopre il fondale in quel punto lì. Questo è il classico pesce coccodrillo, che è un pesce molto comune in tutti i mari tropicali, chi ha fatto immersioni in mari tropicali l'ha visto, chiaramente mi sono sbizzarrito cercando di fotografarlo il più vicino possibile. Qua è un particolare addirittura dell'occhio che vedete, è uno scorfano che visto di fronte, e qua ecco c'è una carrellata di fotografie di lionfish, di dipterois, e anche qui cercando, diciamo, delle inquadrature un po' meno convenzionali, è una, diciamo, una fotografia quasi banale in quei mari lì, però ecco, ho cercato delle prospettive un po' diverse da quelle che si incontrano di solito. In particolare qui sono stato fortunato perché normalmente è difficile riuscire a prenderli da sotto perché stanno sempre molto vicini al corallo. Qui invece era uno che inseguiva l'altro, che vedete più in lontananza, e quindi sono riuscito praticamente a infilare la macchina fotografica sotto e a scattare questa foto che ha una prospettiva abbastanza atipica. Non se ne vedono tante di fotografie scattate da questa prospettiva. Qui invece vedete un pesce pietra, o meglio vedete, potete intuire che c'è un pesce pietra nascosto sotto la sabbia, e qua si vedono i due occhi, uno e due, qui si vede la bocca, leggermente anche semiaperta, e questi adesso tirati giù sono gli aculei, quelli velenosissimi, questo aculeo qua è quello che, diciamo, inietta il veleno pericoloso, per cui ecco, capite che qui eravamo in fase di decompressione in pochi, forse sì, in pochi metri d'acqua, per cui ecco il rischio proprio di questo pesce è di camminare nella sabbia e non vederlo e calpestarlo e farsi pungere.
Ok, qua cominciamo invece con i pesci pagliaccio, che anche questi sono, diciamo, un soggetto estremamente inflazionato, però qui tra la quantità di specie diverse che ci sono e soprattutto le anemoni di mare con dei colori incredibili, qui mi sono molto divertito a fotografarli e qua ne vedrete proprio, ne ho scelte proprio qualcuna, però vedete qua, questa è una femmina di questa specie che rimane molto scura, in questa anemone praticamente del suo stesso colore, guardate che meraviglia. Oppure ecco, questo invece gioca sul contrasto totale rispetto ai colori dell'anemone dove vive, guardate che roba. È già l'anemone di suo che è bellissima e in più ci si mette anche lui. Vedete qua, anemone diversa, specie diversa di clownfish. Vedete che belli che sono. Ecco, cioè, le foto rendono l'idea, guarda, il verde di questa anemone, il contrasto che fa. Qua sono i famosi ghost pipefish di cui vi parlavo le altre volte, della famiglia dei cavallucci marini. Vedete che imitano praticamente queste, come fosse una foglia di Poseidonia morta che fluttua nella corrente. E lo vedete, è messo in diagonale: questa è la coda, la pinna caudale, questo è l'occhio e questa è la bocca. Vedete che si vede questo, in fondo si vede proprio l'apertura della bocca. È sempre un animale molto divertente ed è anche una sfida riuscire a vederlo. Qua anche ne vedete uno, guardate come assomiglia a questi rami di Posidonia morta vicino a dove sta. E questo invece è un pesce ago, sempre della famiglia dei cavallucci marini, che vive in un anemone bianco che non avevo mai visto prima. L'anemone è tutta floscia, questa è una foto fatta durante una notturna, e quindi qua si riesce a vedere il pipefish. Qua siamo al famoso cavalluccio pigmeo, quindi qua state vedendo un organismo che è grande circa 2 centimetri e lo vedete in questo angolino qui, lo vedete qua, qua si vede l'occhio e adesso ce n'è qualcuna, ecco qua addirittura ne vedete due, ce n'è uno messo così il muso in questa direzione e quest'altro che si vede qui. E qua si vede anche la coda con cui praticamente è attaccato al suo ramo di gorgonia. Qua siamo veramente nell'infinitamente piccolo. Ne vedete un altro qui. E questo è proprio un primissimo piano, anche questo fatto proprio con quella lente addizionale esterna che uso per i soggetti estremamente piccoli. Questo è sempre un cavalluccio pigmeo di un'altra famiglia che si chiama Pontoi, che vedete imita anche questo la gorgonia dove vive. E questo lo vedevo, lo fotografavo per la prima volta, tra l'altro è stato scoperto in anni recentissimi, praticamente lo chiamano pipefish dragone o thread pipefish, diciamo pesce drago filo, insomma non ha un nome italiano, e qui si vede meglio, lo vedete, e qua vi parlo dall'estremità della coda in fondo al muso sono circa 2 centimetri, quindi anche qua siamo nell'ordine di cose che si guardano con la lente di ingrandimento e si fotografano con la lente di ingrandimento. Qui invece torniamo al serpente di mare nel suo, diciamo, habitat naturale, lo vedete sinuoso che si muove tra i coralli, qua si vede bene anche l'occhio. Una bella tartaruga di mare, che questa era enorme, purtroppo la foto non rende tanto l'idea, qui comunque c'era una remora attaccata al suo carapace, quindi per darvi un'idea delle dimensioni dell'animale. Questa è un'altra più piccola che ho disturbato e che si stava allontanando dal corallo. Una razza maculata. Ecco, questo è un primo piano di una specie di stella marina molto particolare che vive in quelle acque, che fa tutte queste, per la sua praticamente epidermide, fa queste specie di piramidi arancioni e qui mi sono divertito a fare una foto quasi astratta proprio sul particolare della stella marina. Questa è la famosa corona di spine, quella che mangia i coralli, e anche questo è un particolare dei suoi aculei, anche questi sono pericolosi, quindi meglio avvicinarsi, ma senza esagerare. Qualche conchiglia. La solita ciprea che non resisto a fotografare perché adoro. Ecco, guardate, questa è una seppia fotografata appunto con questa tecnica dello schermo nero. È una foto fatta di giorno, quindi non è una foto fatta di notte.
però con, diciamo, una tecnica che, con una velocità di apertura del diaframma molto rapida e un settaggio dei flash, tale per cui praticamente si riesce a illuminare il soggetto che avete davanti senza riuscire a, senza illuminare quello che c'è dietro, e chiaramente il soggetto spicca nella fotografia e quindi dà una bellissima sensazione. Questa è la bocca di un anemone di mare, anche questo è un particolare fatto con la macro, in macrofotografia, vedete, sembra un mostro di un film di fantascienza. Questi sono i soliti vermi albero di Natale che non resisto mai a fotografare, guardate, non ce n'è uno che abbia un colore simile a quello di fianco, guardate che meraviglia, che colori. E questo è un particolare di due. La solita mantis shrimp o squilla pavone, canocchia pugile, viene chiamata in mille modi, l'avete già vista in altre fotografie, qua la vedete fuori dalla tana con questi colori incredibili, e qua la vedete proprio in primissimo piano con gli occhi con cui mi guarda perplessa, e qua si vede molto bene quel famoso maglio di cui vi parlavo che utilizza per predare i crostacei e che con il quale potrebbe, diciamo, rompervi facilmente un dito, è come la forza di una calibro 22, vi raccontavo già l'altra volta. Questa è sempre della famiglia, diciamo, delle canocchie, è una specie arancione che io ho sempre incontrato solamente dentro, quindi in tana, e qui si vedono solamente gli occhi e le chele che parzialmente sbucano. E questa è un'altra specie ancora ed è proprio un primissimo piano degli occhi, tutto il resto dell'animale è nascosto dentro nella tana. Gamberetti, qua comincia, guardate, incredibile qua l'occhio con questo disegno quasi scozzese in contrasto con il corpo rosso. Questo è il solito marble shrimp che ormai vi avrà annoiato. E, insomma, questi sono soggetti che avete già visto nelle foto soprattutto del Nord Sulawesi, però chiaramente adesso magari fotografate con un'apparecchiatura un pochino più evoluta e magari si coglie qualche dettaglio in più. Qua lo vedete, il gamberetto è sulla parte sopra di questo corallo frusta e che si mimetizza quasi perfettamente. Qua c'è da crederci, però c'è un gamberetto completamente trasparente, qui riuscite a vedere i due occhi, le antenne, e qua c'è la coda, e vedete qua sulla sabbia proprio un secondo non vederlo nemmeno. Questo invece è fatto di notte, in decompressione è arrivato questo gamberetto che nuotava in acqua libera e mi si è proprio avvicinato tantissimo alla lente e mi ha permesso di fare questa foto qui e questa, che mi hanno dato molta soddisfazione, e è una foto anche questa abbastanza inconsueta. Questo l'avete visto mille volte, un pulitore. Questo è il solito granchio del crinoide che è messo a testa in giù sotto dove il crinoide ha le zampe e si attacca al substrato, lo vedete arancione. Qui si vede l'occhio per intenderci, qua vedete le chele e questo è il muso ed è messo a testa in giù. Questi sono sempre granchi del crinoide però attaccati a questo corallo duro e vedete che colorazioni incredibili che hanno. Sempre crostacei, un piccolo granchietto. Questa è quella che chiamano Pink Squat Lobster, che è uno dei miei preferiti, con tutti questi peletti, ed è di un rosa shocking. Adesso qua sembra arancione perché assorbe il colore della spugna, ma in realtà è proprio rosa. I soliti orangutan shrimp che avete visto l'altra volta, vedete che su questo corallo molle si vede un orangutan shrimp in primo piano e qua sotto si vede un gamberetto, quindi è colonizzato addirittura da due specie diverse. Qua ne vedete un altro, qua ne vedete uno però fuori dal corallo, quindi lo vedete con le chele aperte appoggiato a questo ramo, questo tipo gorgonia marrone. E qui, anche qui siamo proprio di nuovo nell'infinitamente piccolo, questo è un piccolissimo crostaceo che vive in questi minuscoli buchi che ci sono nel corallo duro, lo vedete qua si vedono i due occhi che sporgono e qua vedete le due chele, ce n'è una decisamente più grande dell'altra, vedete? E anche questo è abbastanza, per fare questa fotografia sono stato in questa posizione per parecchi minuti perché chiaramente appena nota qualche cosa sparisce nel buco, quindi per riuscire a fotografarlo ci vuole molta pazienza.
E qua parto con i nudibranchi, anche qui ne avete visti mille, io qua ho cercato di fotografarli soprattutto quando erano in delle posizioni particolari, tipo vedete quando devono magari spostarsi da un punto all'altro e cercano un appiglio, quindi si staccano dal fondo, diventano particolarmente interessanti, e li vedete. Sembrano dei cavalli imbizzarriti. Questa, ecco, questa qui è fatta con l'obiettivo grandangolare, quindi diciamo è quella che chiamano macro wide angle ed è abbastanza complicato da fare perché fate conto che questo è un obiettivo con cui si possono fotografare animali anche di 3-4 metri e quindi riuscire a fotografare in nudibranchi è abbastanza complesso e bisogna essere molto 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 vicini e... però ecco in questo caso erano 3 e quindi ho cercato di fotografarli lo stesso. Vedete qua i colori sempre del substrato, del fondo, le ascidie che, di cui vi parlavo, che sono un vero spettacolo. E guardate questo che stava praticamente allungandosi al più possibile, era rimasto attaccato solamente proprio con l'ultimo lembo del corpo e cercava un appiglio dall'altra parte e quindi mi ha regalato questo scatto qua. Ecco, qua invece siamo ai famosi vermi piatti o platelminti, quindi che assomigliano ai nudibranchi, ma non lo sono. E ne vedete qualche specie, vedete che sono molto colorati e molto belli anche questi, guardate questo in particolare come stacca su questa alga verde. Ecco, questo era gigantesco, è più grande della mia mano, è il più grande che ho mai visto e credo che questa sia l'ultima fotografia, esatto. Quindi sono andato abbastanza rapidamente e perché Nicola, se vuoi, possiamo vedere, quindi aspetta che ti interrompo la condivisione io, o lo fai tu, non lo so come sei comodo. No, no, interrompi pure tu. Allora. Ok, okay, dovrebbe essere, dovrei averlo interrotto. Esatto. Io ho due video, giusto? Sì, esatto. Sono due video che sono a corredo di alcune delle fotografie che avete visto, che però, diciamo, il video da premia di più questi due animali velenosissimi che sono stati, che ho avvistato anche fuori dall'acqua. Fai partire quello che vuoi, tanto l'ordine non importa, Nicola. Okay. Quello che... Aspetta che ne facciamo partire allora uno. Ok. Ecco, questo qua è, fate conto che è stato ripreso col telefonino da mia moglie mentre io stavo facendo un'immersione ed è il solito polpo dagli anelli blu, quindi vi parlo di un animale grande, boh, 5-6 centimetri, non di più, ripreso da fuori dall'acqua col telefonino in questa piccola pozza di marea e... animale veramente veramente incredibile. Qua chiaramente sta cercando dei piccoli crostacei di cui si nutre e che paralizza con questo veleno potentissimo che ha, che è uno dei veleni più potenti di tutto il regno animale. Vedete, praticamente sta sfiorando la superficie, addirittura qui si vede la testa che quasi sborda fuori dalla superficie ed è quello che si poteva incontrare proprio affacciandosi dal bungalow e mettendosi a camminare in queste pozze di marea, ovviamente stando molto attenti a dove si mettono i piedi. E ecco, è uno degli animali secondo me più straordinari che si possa incontrare quando parliamo, diciamo, delle cose piccole. Perfetto, adesso puoi mandare l'altro, Nicola, quando vuoi. Rimaniamo sempre nel campo degli animali super velenosi e anche questo comunque è un avvistamento fatto fuori dall'acqua che è abbastanza particolare e di cui vi facevo vedere prima le fotografie e adesso vedete il video. Anche questo proprio fatto di sfuggita con il cellulare mentre camminavamo quando è capitato di incontrarlo.
un secondo, Marco, perché me l'ha aperto, ma ruotato di 90 gradi, non so perché. Adesso ve lo giro. Sì, comunque nel frattempo, ecco, quello che posso dirvi in generale in attesa del video di Wakatobi è che è veramente una destinazione, secondo me, più a portata di tutti rispetto per esempio ai fondali del Nord Sulawesi, che sono veramente per appassionati di macrofotografia prevalentemente, anche se diciamo nella zona di Ganga e nella zona di Siladen si possono fare immersioni in parete con dei bei fondali di corallo, però a livello di ricchezza di fondali corallini e di panorami subacquei, la zona di Wakatobi è veramente imbattibile. Ha delle foto meravigliose. Ha voluto un indirizzo nostro che ci spedisce il calendario da là. Andrea, sento mio cugino Andrea che riconosco dalla voce e lo avviso che ha il telefono, il microfono aperto. Chiedo scusa. No, nessun problema. Ok, intanto siamo riusciti a girarlo, adesso ve lo condivido. Bravo, in tempi record, grande Nicola, veramente. Probabilmente era già così quando te l'ho mandato, ma non ci siamo accorti, perché come è stato girato col telefonino, quindi... Ecco, praticamente questo qui è il muro verticale del pontile, e un bel giorno sta andando lungo il pontile, tra l'altro qua era proprio pieno giorno, e voi lo vedete bene? Sì, ma adesso che mi dici muro verticale, capisco perché mi sembrava da girare, quindi mi sa che era giusto prima. Ecco, no, probabilmente sì, comunque vabbè, diciamo l'effetto lo fa lo stesso. Lo vedete che sta risalendo verso di me, proprio in verticale, sotto vedete le onde del mare, e risaliva, e loro adoravano, soprattutto con l'imbrunire, camminare, salire sul pontile, e diciamo infestavano il pontile di Wakatobi. Sta cercando un modo di salire, poi chiaramente ha visto che era occupato, e quindi poi si stava allontanando. Però guardate, è un animale bellissimo con questa livrea a righe. E ecco, niente, quindi questo è Wakatobi, e spero che chi ha seguito gli altri incontri abbia apprezzato la differenza qualitativa delle fotografie. Chiaramente, diciamo, utilizzare degli obiettivi dedicati o alla macro o alla fotografia grandangolare aiuta molto, diciamo, soprattutto a cercare magari delle inquadrature un po' particolari, a fare degli scatti meno scontati di quelli che si possono fare con un'attrezzatura meno evoluta. Sono a disposizione per qualunque domanda o chiarimento o saluto o qualunque cosa abbiate in mente. Sì, ciao Marco, ne approfitto io. Ciao! Ciao! Ascolta, ti chiedo questo perché la volta scorsa comunque ti sei sbilanciato anche sul costo del fucile, dell'arbalete, quindi lasciamo perdere la corpo macchine obiettivi, che quello posso capire dove si può arrivare. Scafandro più flash, siamo intorno ai 4-5 mila? Direi orientativamente di sì. Sì, spannometricamente la cifra è quella lì. Okay. Poi ecco, tu devi calcolare adesso, senza annoiare chi non è particolarmente interessato al discorso, ma proprio in due parole, devi calcolare che una compattina o una bridge con quell'obiettivo che hanno, tu hai la tua custodia, e quindi la spesa, alta o bassa che sia, è quella. Quando inizi a lavorare con una reflex, tu ogni volta che cambi l'obiettivo devi anche cambiare l'oblò esterno, quindi... C'hai l'oblò per la macrofotografia, l'oblò per il grandangolare, poi a seconda del grandangolare che usi o della, non so, usi un 60 macro piuttosto che un 105, devi cambiare. Quindi ogni volta che ti muovi per aggiornare l'attrezzatura o cambiare qualche cosa è un bagno di sangue, quindi bisogna essere molto molto motivati. E aggiungo anche che la qualità delle immersioni fatte con un'attrezzatura di quel tipo lì, magari in mari dove trovi anche un po' di corrente o cose del genere, diventano decisamente più impegnative, quindi bisogna anche calcolare se uno ha voglia di dedicare molta dell'attenzione dell'immersione alla gestione di un oggetto così ingombrante come è una reflex full frame subacquea. Certo, certo.
Marco, hai anticipato un tema che volevo chiederti io, e cioè, ovviamente io immaginavo che sott'acqua non si possono cambiare le lenti, quindi confermami se è giusta questa cosa, cioè tu prima di fare l'immersione capisci se vuoi fare macro, se vuoi fare grand'angolo, se vuoi fare eccetera, e una volta che sei in acqua, se ti capita, tu hai portato, che ne so, un obiettivo grand'angolo e ti capita una foto spettacolare che potresti fare in macro, però la riduci, giusto? Ah, mi vedi sorridere perché è una cosa che purtroppo quando capita, e capita spessissimo perché per la legge di Murphy tu parti per andare a fotografare il cavalluccio pigmeo e arriva lo squalo balena. È proprio una regola fissa della fotografia subacquea, bisogna starci. Tu fai conto che a me è capitato negli anni di fare immersioni con fotografi professionisti. E ho visto sia un fotografo giapponese eroico che scendeva in acqua con due corpi macchina, un grandangolare e un macro, e ti assicuro che io che ne porto uno è già un bel lavoro, quindi immaginati con due. Oppure i signori, quelli proprio diciamo di grande livello, che si portano un assistente, il compagno di immersione che in realtà è il loro assistente, e gli portano una seconda macchina proprio per evitare quel rischio lì. È chiaro che se tu hai un obiettivo grandangolare, puoi riuscire, se il soggetto, non parliamo di fare fotografia cose microscopiche con il cavalluccio pigmeo o robe del genere, ma quella foto che ti ho fatto vedere dei nudibranchi, comunque è un classico soggetto macro, che puoi riuscire in qualche maniera a fotografare anche con un grandangolare in determinate condizioni. Invece l'opposto è impossibile, quindi se ti arriva una cosa di grandi dimensioni, te la guardi e tiri qualche Madonna, ecco, per detto tra di noi. Vabbè, però Marco, se cerchi un assistente l'hai trovato, eh. Porto il secondo, anche il terzo corpo macchina, non preoccuparti, faccio da sherpa. Tu basta che paghi vitto, alloggio, Grazie della trasporto. generosità, tengo conto. Ecco, non so, io non ho guardato la chat, non so se sulla chat ci sono cose o... però no, non mi pare, vero? È abbastanza No, la addormentata. Ok, chat era solo di saluti e basta, non c'è stata perfetto. grande attività, perché erano tutti rapiti dalle immagini probabilmente, non si perdevano a scrivere. Naturalmente Marco, complimenti per le foto, ecco, non l'ho detto, ma bellissime, veramente spettacolari. Bravo. Grazie mille, grazie mille. Come avete visto, poi ho insistito con Nicola per seguire un percorso, diciamo anche cronologico. Quindi, anche se magari si potevano dividere, non so, l'Indonesia, non proprio fare due serate di seguito, però io proprio ci ho tenuto partendo dai primi viaggi che ho fatto con, diciamo, l'apparecchiatura più base possibile. E andando avanti proprio perché volevo far capire anche, diciamo, l'evoluzione e la qualità che si può ottenere cambiando attrezzatura e ovviamente, diciamo, facendo esperienza, perché quello che con una point and shoot, con una macchinetta compattina di queste che fotografa qualunque cosa, voi non arriverete a fare delle foto meravigliose, ma è difficile sbagliare una fotografia. Quando iniziate a lavorare con una full frame reflex come quella che ho usato io in questo viaggio, fate conto che tutti i settaggi sono in manuale e quindi si sbagliano tante fotografie, per cui anche a chi si appassiona io consiglio di partire per gradi e imparare bene a utilizzare una macchina fotografica, magari anche fuori dall'acqua, prima di iniziare a fare delle fotografie subacquee con un'attrezzatura complessa, perché se no, invece di avere dei risultati positivi, si torna indietro, perché è chiaro che queste non perdonano niente. Cioè, una full frame, tu sbagli la regolazione del diaframma, dei tempi di esposizione, la posizione del flash, la messa a fuoco, ci sono mille parametri da tenere in conto, e quindi chiaramente queste vanno, bisogna saperle usare, perché se no, è invece di essere un plus, è un handicap. A proposito di messa a fuoco, non voglio essere tediante per gli altri, però magari questo è interessante per tutti. La messa a fuoco nella fotografia subacquea è per
comunque tramite altre condizioni di luce si riesce comunque a scattare con il fuoco automatico. Allora, la messa a fuoco con le reflex moderne riesci a farla praticamente sempre in automatico. Chiaramente devi poi scegliere se vuoi un determinato punto, se vuoi un multipoint. Adesso non entro nei dettagli tecnici per non annoiare le persone, però la puoi fare tranquillamente in automatico. Ci sono dei casi particolari, soprattutto sulla macro molto molto spinta, dove invece non riesci e devi praticamente lasciare il fuoco fisso e regolarti spostando in avanti e indietro la macchina fotografica di parliamo, ma neanche di centimetri, parliamo di millimetri. Però ecco, qua stiamo parlando di quando siamo proprio nell'incredibilmente piccolo, perché anche nella macro normale, che è molto più facile della foto grandangolare, la macro fotografia vi permette di ottenere rapidamente dei risultati soddisfacenti e piacevoli. La fotografia grandangolare è molto più complicata. Grazie. Marco, sì? Una domanda mia. Il villaggio che capienza ha massima? Mi pare che abbia tra i 25 e i 30 bungalow doppi, quindi parliamo di 50-60 persone massimo. Okay. Quindi così, non è particolarmente piccolo, però è veramente curatissimo, quindi anche soprattutto per quello che riguarda le immersioni, tu fai conto che massimo tu hai una guida per quattro subacquei, che tu sai che in quei mari lì ti fa tutta la differenza del mondo. Certo, ma non ci sono altri villaggi vicini che vengono a fare immersioni sugli stessi siti di immersione, giusto? Assolutamente no, è un arcipelago intero dove l'unica struttura turistica è il resort di Wakatobi. Esatto. Gli stessi proprietari di Wakatobi, che per inciso sono di nazionalità svizzera, hanno anche una bellissima barca crociera che gira, perché chiaramente prima ho fatto vedere la mappa dei punti di immersione di Wakatobi e come hai visto chiaramente sono barche abbastanza lente quelle con cui ci si muove, quindi si fanno immersioni sempre abbastanza vicine al resort. Ti dico, io ci ho fatto 4 settimane piene qui e non mi sono mai, ho fatto quasi un'ottantina di immersioni, non mi sono mai annoiato, ho ripetuto qualche sito, quindi ce n'è finché mai. Però io per esempio viaggiavo con un amico che invece ha deciso di fare metà del soggiorno nel resort e metà del soggiorno sulla barca. Tu fai conto che questa barca chiaramente è un liveaboard, quindi ti fai una settimana a bordo, passa una volta alla settimana da Wakatobi proprio per permettere di scendere e di salire a chi vuole fare una parte lì, e quella barca ti porta in dei punti di immersione di quell'arcipelago altrimenti non raggiungibili dal resort. Però con l'esclusione del resort e della sua barca non ci sono altri turisti. Esatto, quindi comunque anche l'affluenza subacquea è molto limitata. Assolutamente sì, sono... immersioni e poi tu fai conto che sull'House Reef, che ti assicuro che merita, si possono fare immersioni illimitate e diciamo sei un brevetto, sai che adesso certe didattiche rilasciano anche la certificazione di solo diving, quindi praticamente puoi andare da solo o comunque sei un brevetto di istruttore o cose di questo genere, sei obbligato a portarti una bombola di fase, una bombola diciamo di emergenza da avere con te nel caso hai un malfunzionamento, però puoi andare a farti, al di là delle immersioni che vengono organizzate e sono 3 al giorno dal resort, ti puoi fare anche non so, in 10-15 metri d'acqua, l'immersioncina sull'House Reef, che merita, e io ne ho fatte parecchie. Ovviamente ti assicuro che gestire quella macchina fotografica e una bombola, mi pare da 7 litri, di fase sull'altro lato era abbastanza complicato, quindi quando potevo andavo con un amico o con un compagno di immersione, quando invece mi è capitato di farlo da solo ne ho fatta anche qualcuna da solo e... nonostante gli ingombri. Sandro è sempre disponibile anche sull'House Reef per fare d'assistente.
Anco a chiederlo, cioè, telefona, se non prende wifi, telefoni, che arrivo io. Va bene, va bene. E invece, pesce grosso, perché non ne ho visto nelle foto, ma per scelta tua, perché avevi una macchina di un certo tipo, hai preferito fare foto grandangolari d'ambiente con subacqueo sullo sfondo, o non ce n'è poco? Allora, tu considera che con lo stesso obiettivo con cui oggi mi hai visto fare le foto, diciamo, grandangolari a quei rami di gorgonie, alle spugne, eccetera, è lo stesso identico obiettivo, questo zoom 10-17, Li usi settimana con prossima. cui vi farò vedere le foto dello squalo bianco. Quindi, Ok. diciamo, l'attrezzatura è ottima per fare la fotografia, non so, dico al branco di Carangi, di Barracuda, agli squali, al balena, a soggetti di grandi dimensioni. Però ti assicuro che non c'è niente. Cioè, purtroppo è quello che dicevo dell'Indonesia l'altra volta, soprattutto per quello che riguarda gli squali. Tu fai conto che nell'arco del periodo in cui sono rimasto, è arrivata a un certo punto la classica coppia di italiani che si fanno riconoscere, che hanno cominciato a rompere le scatole a tutto spiano perché volevano assolutamente vedere gli squali. E Marco, che è una guida veramente eccezionale, questi qua continuavano a insistere. Lui all'inizio gli ha detto: guardate, questo è un posto dove bisogna dedicarsi ad altre cose. Ma loro volevano vedere gli squali, volevano vedere gli squali. Ha detto: va bene, no, no, comunque volete vedere gli squali, vi porto. Eravamo io, quest'altro amico mio che faceva le immersioni con me in quel giorno, questa coppia di italiani e la guida. Lui mi ha fatto. Ovviamente ormai eravamo in confidenza perché io ero lì da parecchio tempo, mi ha detto: guarda, tu seguimi fino a quando vuoi, poi se ti stufi, tanto il punto di immersione lo conoscevo, mi ha detto: ci vediamo poi alla fine dell'immersione. Allora, lui è partito, è andato su un fondale di sabbia, mediamente di 40-45 metri, ha cominciato a pinneggiare nella sabbia, allontanandosi completamente dal giardino di corallo. E io ero con questo mio amico, l'abbiamo seguiti per un po', poi abbiamo detto dove cacchio stanno andando e siamo tornati. Abbiamo visto mi ricordo, una tartaruga marina gigante, quindi ci siamo distratti, li abbiamo lasciati andare e abbiamo fatto la nostra immersione. Quando eravamo in fase di decompressione, abbiamo visto dove stavano andando. Praticamente lui, lo squalo, è riuscito a farglielo vedere, gli ha fatto vedere un pinna bianca, sai, di giorno classico, sdraiato sulla sabbia, immobile così. Sarà stato 80 centimetri, uno, e praticamente hanno dovuto dedicare un'immersione a non vedere niente per vedere questo squalo. Questo è il massimo che ti può permettere dal punto di vista del pelagico quel tipo di fondale. Quindi se si cerca roba grossa, non è in generale l'Indonesia, ma in particolare Wakatobi la sconsiglio. Ok. Marco, scusami, profondità media delle immersioni, perché ti sento parlare sempre di deco, quindi come... No, guarda, assolutamente molto tranquille, anche perché tu considera che si usa il Nitrox per chi ha la certificazione, che si fanno 3 immersioni al giorno di standard, più ogni tanto la notturna piuttosto che l'house reef, quindi si può arrivare addirittura a farne 4, e si fanno immersioni mediamente, diciamo, a 30 metri di profondità massima quando capita di farla, quindi assolutamente. Non è un posto da immersioni profonde. Ci sono dei fondali interessanti, mi raccontava, perché Marco, che è veramente malato, 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 vabbè, vive lì, fa la guida e in più è proprio un fotografo molto appassionato. Lui una volta alla settimana, perché a rotazione è come vi dicevo, organizzato veramente bene, quindi sono molto seri, e loro a rotazione danno a tutte le guide subacquee un giorno alla settimana di dry day per, diciamo, smaltire l'accumulo di CO2, eccetera, e di azoto. E cosa fa Marco in quel giorno lì? Va a farsi le immersioni da solo ad alte profondità. Per Quindi desaturare. c'ha il Trimix, e quindi Ideale per è in acqua desaturare. sempre, e lui ho visto anche delle foto, però anche lui che scendeva a profondità 60-70 metri, cose di questo genere qui, mi faceva vedere queste foto dove vedevi appunto queste enormi foreste di corallo nero,
spugne gigantesche, gorgonie, quindi molto interessante dal punto di vista bentonico e di coralli, eccetera, ma non che scendendo di più si potessero incontrare chissà quali specie di squalo, quali specie pelagiche, perché assolutamente no.